Buongiorno a tutti, qui davanti a noi Paolo Bossini, prima esperienza da coach della Repubblica Ceca, siamo qui a Windsor ai Mondiali. Paolo, prima domanda, com'è questa tua prima esperienza da coach? Passi da una realtà provinciale, molto importante, ma una realtà provinciale, ad una realtà mondiale. Te che hai fatto tante esperienze da bordo vasca, com'è viverla dall'altra parte della corsia? Guarda, onestamente è un'esperienza gigantesca in tutti i sensi, perché fino a qualche anno fa ormai sono passati, penso, 7-8 anni dalla mia ultima apparizione con la maglia dell'Italia come atleta, e ritrovarmi in una circostanza, in un ambiente del genere è galattico, è veramente bello e stimolante, e non ti nascondo il fatto che fa un certo effetto, perché comunque quando sono entrato in piscina il primo giorno mi è mancato un po' il fiato per qualche secondo. Facci vedere il badge con scritto Paolo Bossini, eccolo qua, coach Repubblica Ceca. Complimenti innanzitutto. E, beh, un primo bilancio di questi, ormai sono passati 3 mesi, è pochissimo per fare un bilancio, però una tua idea te la sei già fatta di questo mondo magari così diverso dall'Italia. Ecco, qual è il tuo, le tue prime impressioni da questa tua prima uscita ufficiale? Le mie prime impressioni sono che ho trovato in Repubblica Ceca un discreto livello natatorio. Ho trovato però anche un grande materiale sul quale poter lavorare, perché i ragazzi e le ragazze che ci sono comunque sono fisicamente dotati, sono mentalmente predisposti per lavorare veramente duramente. E ovvio che comunque sia per avvicinarci un po' a quello che è il modello ideologico mio, che è quello italiano, c'è parecchia strada da fare. Ecco, guarda, ho raccolto qualche opinione, chiaramente a tua insaputa, tra i vari altri coach della Repubblica Ceca, la tua vicepresidente, giusto per fare nomi e cognomi, mi ha detto che il modello di Paolo Bossini è tanto, tanto lavoro, tanta fatica. Come vivono i tuoi atleti questo cambio comunque di mentalità e anche di metodologia di lavoro? Guarda, all'inizio c'è stata molta incomprensione, nel senso che gli atleti sono veramente degli atleti molto bravi e molto, molto predisposti a lavorare. Già lavoravano anche prima del mio arrivo, molto duramente, quindi grandi chilometraggi, ma la problematica che ho riscontrato era comunque che erano abituati a lavorare su intensità molto blande. Io ho cercato di mantenere comunque meno male il chilometraggio che loro hanno sempre fatto, senza strafare, e ho semplicemente iniziato a lavorare su delle intensità un po' più forti. E i risultati, anche a distanza di 3-4 mesi, inizio ad avere dei buoni feedback. Ma raccontaci qualcosa di più del tuo team. Quanti atleti alleni? Dove vi allenate? Quanti dei tuoi atleti sono qui a Windsor? Allora, vivo a Praga, quindi... Bellissima città. Bellissima città. E ho al centro federale di Strau 12 atleti. E tra questi 12 atleti, 8 atleti si sono qualificati per i campionati del mondo di Windsor. Quindi è molto stimolante per me, perché è stato un po' il punto di partenza di questo percorso, e comunque la conferma di riuscire ad essere in grado di allenare atleti di alto livello. Beh, ci siamo visti qualche mese fa l'ultima volta, quando avevi appena avuto la conferma ufficiale che saresti venuto qui a Praga. Eri molto felice, mi ricordo, però un po' titubante per questa esperienza nuova. Direi che a distanza di qualche mese tutti i dubbi che potevano esserci sono stati fugati, perché ti vedo molto felice, molto soddisfatto, con un team che veramente si sta crescendo molto. Ecco, hai lasciato in Italia una squadra magari non grandissima, ma che hai fatto crescere molto, che ha contribuito tantissimo al fatto che tu possa essere qui. Ecco, cos'è che rimpiangi di più dell'Italia, che ti manca quando sei a Praga, a parte la piadina magari? La piadina, sì, della Terry. Io devo assolutamente ringraziare la società che mi ha dato la mia prima possibilità di prendere il cronometro in mano, che è la società di Pesaro, Sport Village, e
devo ringraziare ancora tutt'oggi, nonostante siano passati ormai più di 3 anni, tutti quanti i genitori e i ragazzi che mi hanno dato l'opportunità di poterli seguire, di poterli allenare, in quanto io nella mia fase di inizio del mio percorso non avevo mai allenato, se non che avevo fatto solo l'atleta in Italia. Invece ho trovato veramente tanto calore e tanta gratitudine da parte di tutti i genitori, di tutti i ragazzi che ho allenato, e probabilmente proprio grazie anche a loro che io oggi sono qui e non vesto prettamente una maglia uguale a quella che ho sempre vestito, perché comunque è pubblica cieca, però è un grande stimolo, continuo, ogni giorno rimango stupito, perché ti rendi conto proprio che questo lavoro è veramente pazzesco. E ovvio che come il nuoto, noi non alleniamo dei robot, quindi per far sì che tutte le fasi del puzzle vengano incastrate c'è tantissimo lavoro da fare, c'è una costruzione che non dura 3 o 4 mesi, ma comunque è una costruzione a lunga durata che almeno prevede 2, 3, 4 anni di ciclo di lavoro, e è un po' quello che ho iniziato qui a Praga, quindi fare un percorso ma senza darsi degli obiettivi a breve scadenza, ma darsi degli obiettivi a lunga scadenza. Ultima domanda. Quello che mi manca. Vai, prego, scusa. Vuoi sapere quello che mi manca? Voglio sapere quello che ti quello manca. Che mi vai. Manca dell'Italia onestamente niente, nel senso che ovvio mi mancano amicizie, mi mancano persone con le quali hai stretto dei legami, però ti garantisco che a Praga si sta un gran bene. Caspita. Quali sono, se dovessi dire, le prime 3 cose che tu hai imparato in questa tua nuova esperienza che magari prima non sapevi, che ti sentiresti di dire, ecco, io le esporterei in Italia non si fa in questo modo ma dovrebbero iniziare a fare in questo modo, qualcosa che ti ha subito colpito e che tu dici, anche noi in Italia, anche quelli che sono rimasti in Italia, insomma, prendendo spunto da una realtà come la Repubblica Ceca, da un'esperienza come la mia, potrebbero fare e migliorare subito? Guarda, io onestamente 3 punti penso siano troppi, eccessivi, nel senso che comunque sia io sto apportando molto di quello che è il mio paese, dell'Italia, in questo paese, però viceversa sto anche apprendendo molto da loro, e una delle cose principali che penso possa far bene all'Italia in generale, all'Italia del nuoto, all'Italia dello sport giovanile, è l'umiltà, nel senso che io ho trovato degli atleti che hanno partecipato ai campionati del mondo, hanno partecipato alle Olimpiadi, e sono le persone, credimi, più umili che io abbia spesso trovato nel percorso della mia vita. Quindi sicuramente se dovessi portare qualcosa in Italia da dove sono, porterei un po' di umiltà, perché penso che soprattutto nella fase giovanile il livello sia così richiesto, così alto, che i ragazzi iniziano a perdere un po' di umiltà. Sai che stai un po' riprendendo le parole che l'alfiere italiano del mezzo fondo ha dichiarato qualche giorno fa sulla Gazzetta, che comunque sia quello che vede spesso una mancanza di umiltà o di giusto senso delle proporzioni, specialmente da parte di alcuni giovani. Quindi quando la stessa osservazione viene fatta da 2 grandissimi campioni che non si sono parlati, evidentemente un briciolo di verità ce lo deve avere. Bene, Paolo, prima di salutarci, vogliamo vedere se veramente vivi a Praga. Dici qualcosa in come si dice la lingua della Repubblica? In ceco. Qualcosa che chiaramente che ha dato anche un pubblico minore, di minorenni. Non... Dobre rano vuol dire buongiorno, quindi buongiorno. Mi auguro un buon buongiorno a tutti quanti. Ecco, come si dice un saluto per i lettori, per questo caso per chi ti ascolterà su Corsia 4. Ti facciamo un saluto in ceco. Un saluto in ceco, cazzo. Prendi un po' la sprovvista. Beh, non è che ti ho detto di ordinare una pizza. No, ma allora, diciamo che la lingua cieca è molto di più. Tanto non c'è nessuno che lo sa. Puoi dire anche l'allenamento, tanto non ti capisce nessuno, Paolo. No, mi capiscono, perché poi i miei atleti guardano le cose e poi... Allora ci ricorderemo di taggare la federazione cieca. Vi saluto con un Dobriden e arrivederci a presto. E mi raccomando, se passate da Praga, fate...
Grazie Paolo, in bocca al lupo per la tua prima esperienza. Ciao.